Grazie, buongiorno. Grazie per essere intervenuti in questo incontro che porta un titolo, il packaging o dell'apparenza, che dà immediatamente, pur nella sua enigmaticità, a prima vista, che cosa vuole dire una formula del genere, per la misura del suo contenuto. Il mio intento è quello di arrivare da un contesto filosofico, partire da un concetto filosofico per arrivare a un concetto filosofico, passando però per il design degli oggetti d'uso. Qui devo chiarire una cosa, purtroppo sono effettivamente un filosofo, almeno dal punto di vista amministrativo, per il dottorato che mi è stato concesso, ma mi sono sempre rivolto alla vita quotidiana, all'esistenza normale di tutte le persone, cosa che molto spesso la filosofia tende a dimenticarsi, partendo un pochino troppo per in alto e dimenticando quello che invece in basso è la vera vita, è la forza della vita quotidiana che viviamo ciascuno di noi. L'impresa che ho intrapreso è sicuramente difficile, ma non impossibile. E del resto diventa necessaria. Ad ogni modo, credo sia possibile ovviare alla presumibilmente scarsa conoscenza del problema al di fuori della cultura settoriale, ossia chi è designer, architetto, eccetera. Ossia, un ambito che riguarda la produzione di beni e il loro design, alla quale il concetto di packaging appartiene di diritto. Poi vedremo in che cosa consiste più da vicino questo tipo di attività. Per il momento, però, bisogna sottolineare il fatto che packaging, la parola packaging, poi vedremo che cosa voglia dire, indica l'imballaggio del prodotto industriale nel momento dell'offerta sul mercato. Ci fermiamo qui per quanto riguarda la definizione, perché poi la spiegheremo successivamente. Devo dire soltanto che il packaging, che non ha niente a che vedere con l'imballaggio, eccetera, è una struttura che protegge l'oggetto che in essa è contenuto, lo comunica perché dà adesso una forma esterna che verrà poi spogliata dal momento in cui si apre la scatola, la confezione, e infine dà un'idea dell'immagine del prodotto in esso contenuto e che quindi comunica all'eventuale acquirente per consentire le scelte necessarie del mercato. Quindi si tratta di sicuramente una protezione del prodotto, che però ha tutto sommato una valenza multipla, nel senso appunto che questa protezione è estremamente, linguisticamente è molto attiva, nel senso che l'eventuale acquirente vede proprio a livello di packaging, a livello sia di design che di visual design, sia la parte comunicativa verbale, la consistenza di questo prodotto, e quindi riesce a fare le sue scelte nella maniera giusta. Ora, attenzione, nel tema indicato, packaging o dell'apparenza, convivono in realtà due concetti che sono distanti fra di loro, cioè significano due cose contemporaneamente, e che quella O tra l'uno e l'altro esprime bene, sia nella forma dichiarativa, ossia il packaging e cioè per l'apparenza, sia nella forma disgiuntiva, il packaging oppure dell'apparenza.
da una parte il packaging si esaurisce interamente all'interno del concetto di apparenza, dall'altra invece se ne distacca per entrare in collisione o in dialogo con il concetto stesso di apparenza. Ora, questo percorso di ricerca vede insieme uniti e contrapposti bisogna considerare le figure essenziali, i soggetti essenziali di tutto il discorso filosofico, ma anche del nostro discorso quotidiano, della nostra esistenza quotidiana. È sempre molto importante cogliere questo aspetto, perché mette in ballo le due figure fondamentali della nostra riflessione, non certamente recente, ma creata sia da tempo immemorabile, ossia due figure che sono l'oggetto, da una parte, noi stessi, e il soggetto, dall'altra. Colti però, queste due persone, il soggetto e l'oggetto, non nella loro tradizionale astrattezza, come capita appunto nel termine filosofico, ma nel vivo di una storia economica, sociale, culturale, che li rende protagonisti assoluti. Allora, partirò dal concetto di oggetto, che nella sua accezione filosofica, il concetto di oggetto è in filosofia uno dei cardini del pensiero, i cardini più problematici del pensiero, ma anche più precisamente dall'oggetto d'uso, cercando di liberarsi dagli equivoci e dai possibili fraintendimenti. Qui apriamo subito una parentesi. Spesso il concetto di packaging, ossia del modo del prodotto di essere presentato sul mercato, viene anche accusato di sostegno al consumismo attuale. Questo in realtà non è vero, perché la radice del consumismo ha tutt'altra origine, e quindi il packaging sostanzialmente è l'ultimo della serie di eventuali responsabili. E poi bisogna sempre tener conto ciò che disse un altro filosofo, Remo Canzoni, che fu infatti il mio maestro, e che disse il comportamento di consumo è del tutto naturale della figura umana. Tutta la storia dell'essere umano è fondata su un concetto di costumo, endoconsumo. Si può consumare un albero, un prato un gregge di pecore per mangiare, ma comunque è in ogni caso un consumismo. E quindi l'accusa implicita o esplicita del consumismo di fronte al packaging è sostanzialmente da rispettare. Ora vediamo che tipo di atteggiamento ha avuto la cultura occidentale, la cultura filosofica occidentale, proprio nei confronti degli oggetti materiali, non artistici, ma puramente materiali, quotidiani, i nostri oggetti, i nostri arnesi della vita comune. C'è un episodio che possiamo raccontare in veste puramente di aneddoto, ma che comunque mi pare che colga esattamente la verità di questa semplificazione del termine del concetto, dell'oggetto del concetto. A un certo punto, nella storia della filosofia greca, Antistene, un maestro della cultura cinica, condensò secoli di riflessioni nella sua apparentemente ingenua obiezione nei confronti di Platone, e gli disse: «O Platone, io vedo il cavallo, ma non la cavallinità, cioè vedo l'oggetto, ma non il concetto astratto».
vedo il cavallo ma non la cavallinità, alla quale Platone contrappose la sua metafisica sicurezza rispondendogli spezzantemente: perché non hai l'occhio per vederla. L'aneddoto fu narrato molti secoli dopo da Simplizio, non so nemmeno se è vero o no, ma mi pare che dia esattamente la situazione di una svolta compiuta nella storia della filosofia e soprattutto compiuta nel rapporto tra la filosofia, ossia tra l'analisi della realtà e gli oggetti, che sono stati messi in questo caso da parte. Platone fu molto reciso e drastico nella sua risposta e Antistene svanì lentamente nell'ombra, non se n'è più conosciuto. Però quella querela sollevata da questo tipo di domande si rimane ancora oggi. Ora Antistene, attenzione, fu esponente di un pensiero, quello cinico, ma cinico perché si rivolgeva a una scuola che si chiamava all'incirca cinica, fu caratterizzato da una sorta di antimetafisica, inflessibile sul piano morale e impegnata a ridurre i costumi e l'esistenza a un livello elementare. Qualcuno ha parlato a questo proposito di una filosofia del proletariato greco, di cui Diogene e la sua bozza fornì un'immagine estremamente suggestiva, ma più suggestiva. Comunque la critica dei consumi, sollevata da Antistene, comprendeva sia i sistemi di pensiero, sia a rivelare la nuda realtà del reale, fittiziamente risestito dai sontuosi panni della filosofia. Ciò che essa rimetteva al centro del pensiero era la cosa, ossia il cavallo, e non il suo complicato intrezzarsi dei suoi rapporti formali, ovvero la cavaldinità. Scusate. Platone, che rise senza mai nominarlo Antistene nel Sofista e nel Catilo, accenna dal canto suo al problema dell'esistenza degli oggetti, ma situando l'intera questione al livello più alto. Nel decimo libro della Repubblica affermò che ogni oggetto, per esempio un letto, veniva indicato innanzitutto come opera di un Dio, poi come singolo realizzazione di un creatore e infine come immagine a opera di un imitatore, artista, sostanzialmente. La stessa realtà delle cose, proprio in questa elementare suddivisione, si trasfigurò in una fantasmagoria di figure, nelle quali l'oggetto perse ogni suo reale contenuto nel momento stesso in cui ne assumeva tutti. Al di là di esso si lasciava intravedere un mondo fatto di essenze o di pure idee, dal quale le cose avrebbero ricevuto l'eremosina della loro personalità. Il letto dell'artigiano, quello vero, quello presente in tutte le nostre case, rimase confinato in un ambito oscuro e negretto dalla filosofia. Tuttavia, questo rifiuto dell'oggetto da parte di tutto il pensiero filosofico occidentale da allora fino ad oggi è stato rovesciato dalla storia, che ha posto proprio con forza al centro della riflessione il problema dell'oggetto, sul quale oggi siamo in gran parte impegnati. L'oggetto, reso completo e decisivo nell'economia, con il protagonismo tecnico e sociale e la sua supremazia sul piano dei comportamenti, si è rivelata alla lunga la controparte essenziale di un oggetto, di un soggetto, che era fino in fondo negato. Egli è riapparso come il fantasma dinanzi al timoroso bruto, il sapore di una rivincita, sansinse la missione che tra il soggetto umano
e l'oggetto che lo circonda e lo trascina con sé, corre una sorta di legame di sangue che li unisce, sia pure nella più completa opposizione. È a questo punto che entriamo nel vivo della nostra questione, ossia del problema del packaging e della sua relazione con l'apparenza. Però, come nei romanzi d'appendice di una volta, è indispensabile a questo punto fare un passo indietro. E dovrò partire dalla considerazione che mentre il termine apparenza sia in qualche modo legato e in qualche modo familiare alla vostra stessa cultura, quello di packaging sia un po' più lontano dai vostri interessi. E quindi dobbiamo affrontare nel vivo della sua complessità questo termine design. Il punto di partenza, abbiamo visto, è l'oggetto. Non però come pensiero astratto, ma inteso come artefatto e corpo organizzato, riducibile alla sua pura materialità e alla sua energia semantica, al ruolo economico e alle sue prestazioni tecniche, vale a dire il suo intreccio inestricabile, che è proprio dell'oggetto quotidiano, tra forma e funzione. Naturalmente parliamo dell'oggetto funzionale nella sua accezione moderna, per semplicità. E lo intendiamo l'oggetto come utensile, arnese, strumento, oggetto d'uso quotidiano, quasi sempre identificabile con un concetto che è diventato una presenza gigantesca nel nostro campo di design. Nonostante la presenza costante nella storia degli umani, l'oggetto è solo nel pieno dell'era moderna divenuto protagonista sempre più assoluto della nostra esistenza individuale e collettivo. Parlo sempre dell'oggetto d'uso. Ciò è evidente da un punto di vista puramente aritmetico. Pensate che la massa degli oggetti prodotti e consumati fino al XVIII secolo è minima rispetto a quella degli oggetti prodotti e consumati dal XIX secolo in poi. C'è stata una crescita addirittura esponenziale degli oggetti d'uso. E inoltre c'è un punto di vista concettuale invece che negli stessi periodi, fino al XVIII secolo e in poi, negli stessi periodi l'importanza degli oggetti, ossia degli strumenti artificiali per vivere, è cresciuta in modo esponenziale. Insisto sul fatto che si tratta di strumenti assolutamente quotidiani, che noi usiamo completamente, di cui conosciamo questi aspetti, ma che in un modo o nell'altro li dimentichiamo. Le sedie in cui siamo seduti, il microfono da cui vi parlo, per la bottiglietta d'acqua, hanno già all'interno proprio il centro di questo problema fondamentale. In effetti, possiamo addirittura stabilire la data di nascita di questo oggetto moderno, di questo oggetto d'uso moderno. Ed è costituita dalla grande esposizione universale del 1850, che si svolge sotto le volte avveniristiche per quel tempo di vetro e di ferro del Crystal Palace a Londra, e che raccolse per la prima volta gli strumenti industriali di tutte le nazioni del mondo. Gli strumenti industriali, cioè non solamente l'abilità artigianale, il consumo artigianale, eccetera, no, proprio il prodotto di un servizio industriale completamente detto. Quindi, e ciò ebbe un'immediata conseguenza. La prima fu la sostituzione della vecchia economia rurale in una economia industriale, di una società e di una cultura basata sulla logica della produzione in serie, meccanica o collettiva, nonché sulla logica del mercato
e su un concetto di consumo scaduto, se volete, ben presto in quello di consumismo. La seconda conseguenza fu che, immettendo tutti questi oggetti nel mercato e sfidando in tal modo la loro concorrenza che ne derivava, riusciva a dismisura il problema della loro forma, che trasformava l'antico regno dell'arte in una arte applicata all'industria, che ben presto si è tramutata per una serie di un complicato intreccio linguistico in design. Lo stesso design si trasformò ben presto in industrial design. Secondo la classica definizione di Tomás Maldonado, si parla della progettazione di oggetti fabbricati industrialmente, cioè tramite macchine e in serie. Non vi tedierò sicuramente con la storia del design, che è una storia autonoma ma molto intrigante del pensiero. Essa ha trovato però posto non in un semplice adeguarsi della creatività alle regole del mercato, ma in una vera e propria cultura, in parte tecnica e in parte artistica. Di ciò ebbe soggetto perfino Benedetto Croce, quando in un appendice al suo breviario di estetica osservò che, virgolette, la crescente intensità dell'opera politica ed economica e di quella variamente artistica avevano fondato due nuove discipline, l'estetica e l'economica, che indicavano da un lato la logica poetica e dall'altro la logica dell'utile, destinate al loro malgrado a confrontarsi. A tale proposito, per convincersene, basta prendere in esame tutte le correnti storiche del design. Sarà facile notare come venga fuori un significativo intreccio con la storia dell'arte, con la scienza, con le ricerche sociologiche e antropologiche e con gli studi estetici. Il design ha come punto di riferimento tutti questi ambiti di pensiero. E basta soprattutto ripensare alle varie correnti, tendenze, sini ai quali il design si è di volta in volta organizzato. Ricordate rapidamente il movimento delle arts and crafts, l'arte applicata all'industria, il liberty, il futurismo, il costruttivismo, il Bauhaus, l'art déco, lo streamline americano, il razionalismo, il postmoderno, declinano una storia del progetto della forma degli oggetti d'uso e di matrice industriale, ossia di quello che noi abbiamo continuamente sotto gli occhi, il cui grande spessore culturale trovano posto le pagine migliori della cultura occidentale. C'è più senso, come direbbe il solito Amleto, in una sedia di Charles McIntosh, in una libreria poltrona di Mies van der Rohe, nella lampada all'arco di Castiglioni o nella libreria Carton di Sossas, che in molte argomentazioni e teorizzazioni. Del resto, basta spostare per un attimo l'attenzione e entrare nel vivo della storia dell'arte. Torniamo al 1913, o giù di lì, quando apparvero contemporaneamente e a distanza di migliaia di chilometri l'uno dall'altro due opere che fissarono la successiva storia dell'arte fino ad oggi. Dalla Russia venne il quadrato nero su fondo bianco di Malevich e dagli Stati Uniti la ruota di bicicletta di Marcel Duchamp. Da un lato il concetto di suprematismo e di definitiva astrazione dell'arte, dall'altro l'oggetto comune reso monumentale dalla sua modesta realtà. Una ruota di bicicletta portata su un piedistallo. Così l'oggetto d'uso, che fu già in Italia, per esempio, annunciato nella poesia tagliata di Guido Gozzano, dal salotto di Nonna Speranza, insieme le poesie che ormai conosciamo tutti, dalle stoviglie della signorina Felicita, eccetera, seppino dell'era industriale neocapitalistica, si fece sempre più pressante e invadente, imponendosi anche sulla ricerca artistica, a cominciare da futurismo per finire alla pop art.
e occupando anche la nuova scena del cinema, se ci fate caso, e della televisione, influendo sull'architettura. Pensate alla macchina per abitare di Le Corbusier, no? La casa con tutte le sue attrezzature, che doveva essere completamente funzionale a tutte le sue attività. E proponendo Rigaud inoltre come protagonista di ricerche sociali, antropologiche, economiche. A questo punto finalmente entra di scena in packaging. L'entrata era attesa perché è prevista dal copione. Allora, interrogativo, ritorniamo sul primo interrogativo che ci siamo proposti. Che cosa è il packaging? Si tratta del contenitore, ripetiamo, destinato a proteggere un prodotto e in pari tempo a dichiararne la natura. Esso è parte dell'esistenza degli oggetti d'uso attuali e fa la sua comparsa nella fase in cui l'industria pone il suo prodotto sul mercato trasformandolo in merce. Un tempo si chiamò imballaggio, un termine di origine longobarda e poi francese, per parlare del riempimento delle stive delle navi attraverso la lana, la seta, eccetera, che venivano coperte in forme più o meno rettangolari. Però con morbidi casi dei prodotti in età industriale e con l'aumento dei mezzi di trasporto, l'imballaggio assunse dimensioni sempre più alte fino ad arrivare all'idea di container, no? Imballaggi sempre più grandi. Ma affrontiamo invece il packaging nella nostra riflessione sulle cose e la loro apparenza. Il packaging, inteso come maschera, involucro protettivo e dialogante con il consumatore, è ciò che assume su di sé la presenza dell'oggetto in esso contenuta. Il packaging è una maschera degli oggetti che esso racchiude in se stesso. Naturalmente vi sono delle differenze. Vediamo alcune fondamentali. Il packaging come iscatolamento del prodotto, ossia l'architettura del cartone o della plastica che custodisce e protegge il prodotto. Il latte in scatola, per esempio, è una forma di packaging. Le latrine per lubrificanti, ricordiamo la tanica Pirelli di Roberto Monghi. Scatole di contenimento per prodotti vari, per esempio l'innaffiatoio di Dennis e Santa Chiara, i giocattoli, i regali, gli alimentari, per esempio è packaging, nei libri indicato proprio come packaging, la coppa del nonno della Unimark internazionale, perché è stata studiata letteralmente dei famosi design. C'è poi il packaging come forma della materia del prodotto. Prendiamo i flaconi di profumo. Essi sono studiati e calibrati in tal modo da dare forma alle caratteristiche del prodotto. Intendiamoci, questo non è un risultato delle ricerche di oggi, possiamo richiamarci perfino ai vasi greci, per esempio, distinti tra le varie forme. Adesso dimentichiamo i vasi greci, le figure rosse, le figure nere, la parte artistica delle cose, e vediamoli semplicemente nella loro pura e semplice forma funzionale, no? Per esempio la funzione di versare abbondantemente con parsimonia il cratere, l'anfora, eccetera. Oppure mescere, oppure attingere alabastro e idria, oppure di bere con molto forte o meno forte, aquos, canteros, eccetera. Prendiamo inoltre un prodotto che mi ha sempre attirato, anche per la complessità enorme che esiste nel suo piano industriale. Le bottiglie di plastica delle acque minerali.
non sapete che lavoro c'è dietro queste bottigliette di plastica che noi usiamo e buttiamo via ogni caso. Vi basti pensare, adesso non facciamo tanto lunga, per esempio Giugiaro disegnò le bottiglie per San Bernardo, Pininfarina ha disegnato le bottiglie per Laurana, Hangar Design Group per Ferrarelle, Gaetano Pesce per Vittel. Una complessità industriale, basata per esempio, se non altro, sulla natura degli stampi, quello che ci vuole per costruire gli stampi della plastica di queste bottiglie sono enormi. Quindi vedete, indirettamente lo ripetiamo, come è molto vicino la figura del packaging, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Vi ricordo però un romanzo di Andrea Camilleri, La forma dell'acqua, proprio perché è indicativa a tale proposito. Poi invece c'è il packaging come invenzione del contenuto. Avete presente il bicchiere della Campari? Esso fu disegnato nel 1926 per la Campari. E che cosa fece? Fortunato De Pelo prese un calice, il flutto così di forma semiconica, no? Adatto per bere lo champagne, lo rovesciò semplicemente e ne fece la bottiglietta della Campari. Il packaging quindi coincide per contrapposizione con la forma dell'oggetto. In questo caso, attenzione, anche qui ci sarebbero molte cose da dire, quando la forma è proprio connaturata all'oggetto per poterla rinnovare, un design serio si rifiuta, come ha fatto Raymond Loewy, mi pare negli anni 40, quando la Coca-Cola gli assegnò la revisione della forma e delle scritte della Coca-Cola, disse no, la Coca-Cola è nata così ed è tipicamente, progettualmente perfetta così. Poi c'è i packaging come vetrina, per esempio, destinato a far correre bidimensionalmente le pagine della merce, per esempio negli scaffali di un supermercato. Uno prende un sacchetto di biscotti del Mulino e poi scopre che è stato disegnato da Gio Rossi nel 1983. Infine, ma questo è un discorso a parte, c'è il packaging come visual design, ossia quando il contenitore è reso eloquente anche dalle immagini che lo ammirano e soprattutto dalle scritte. Per esempio i prodotti farmaceutici sono in gran parte di visual design, non di design, perché in quanto design è abbastanza povero, è una scatola, ma invece la scritta, i colori, eccetera, sono parte integrante del visual design. La cosmesi, anche in questo caso, si può citarla. E se volete c'è anche la scatola di Baci Perugina, che si ricorda non tanto per la forma, eccetera, quanto proprio per questa scritta Baci Perugina, che individua immediatamente il suo contenuto. Le informazioni contenute nel packaging fin qui danno quindi il senso di una tecnica raffinatissima contenuta nella materia del design. Il vero significato sta però altrove. Esso richiede la conoscenza specifica del prodotto, oltre che una particolare preparazione progettuale, la capacità di interrogarsi sul livello industriale. Ogni volta che un design ha l'incarico di disegnare un oggetto qualsiasi, va nell'industria per capire se devono rinnovare gli stampi oppure devono mantenere gli stampi attuali. E chi è del mestiere lo sa benissimo, sono imprese notevoli. Interrogo continuo non solo con gli ingegneri, ma anche con i tecnici, con gli operai, per stabilire la corretta relazione tra il corpo tecnico dell'oggetto, la sua forma e la sua forma del packaging. Ora, questo aspetto è stato sottovoce, studiato anche da una serie di personaggi che hanno compreso, almeno fino a un certo punto, l'importanza di questo prodotto, e scrisse in alcuni modi. Baudelaire, per esempio, parlò di eloquenza della toilette, che esalta il fascino di una bella donna,
che è una definizione anticipatrice del packaging, perché spostandosi con tutte le scuse del Signore dalla bella donna a una scatola per prodotti industriali, il discorso rimane praticamente lo stesso. Del resto, proprio nel Novecento, il secolo scorso, negli anni 50, il sociologo Martineau sostiene che sul mercato non competono immagini, non competono prodotti, ma solo immagini. Cioè, è l'immagine che fa la concorrenza e non il prodotto in quanto tale. Si potrebbe molto ragionare su questa cosa, però è un elemento abbastanza preciso. Roland Barthes ci espresse più precisamente quando, nell'Impero dei Segni, parlò a proposito delle confezioni di prodotti giapponesi. La scatola, dice Barthes, tiene il ruolo di segno, come involucro, schermo, maschera. Essa vale per ciò che nasconde, protegge e pertanto designa. Ma ciò che essa racchiude e significa è lungamente rimandato a un dopo, quasi che la funzione del pacchetto non fosse tanto quella di proteggere nello spazio, quanto quella di rimandare nel tempo. E qui c'è un'osservazione che riguarda il nostro comportamento quotidiano, no? Di fronte a una scatola di regalo, quasi aspettiamo il momento bello di aprire questa confessione, di vedere che cosa c'è dentro. Inoltre, possiamo concludere con questi esempi, ecco la definizione del packaging da un punto di vista del design, uno dei tanti design. Contiene, protegge, copre, nasconde alla vista il prodotto, e per questo la sua storia è anche la sua storia di come fare apparire e di come far emergere il contenuto. Allora, a questo punto siamo arrivati al nucleo essenziale del problema posto all'inizio di questo intervento, ossia il rapporto diretto tra il packaging e l'apparire. Il termine apparire si presentò in punta di piedi nella riflessione filosofica, per lo più distinto da un'instanabile contraddizione. Ma bastò il suo cauto affacciarsi per riportare in primo piano l'antica polemica tra Platone e Antistene. La storia della filosofia e dell'estetica, in particolare, lo indica, come è noto, sia come processo di occultamento della realtà, sia come manifestazione o rivelazione di quella stessa realtà. L'oggetto indeterminato di un'intuizione empirica si chiama apparenza, osserva Kant. E su questa riflessione, piuttosto implicativa, è rimasta a lungo sull'orizzonte del pensiero occidentale. In seguito, però, Schopenhauer riportò il tema dell'apparenza nel pieno dell'esistenza del mondo e scrisse: «Tutto, insomma, ciò che proviene da cause e motivi ha un'esistenza solo relativa, esiste solo mediante per un'altra cosa che ha la stessa natura, ossia esiste anch'essa soltanto a quel modo». Ed egli riferì il suo concetto del mondo come rappresentazione al cosiddetto velo di Maya, così egli indicò, dico io tra virgolette, in packaging. È Maya, il velo ingannatore, che avvolge gli occhi di mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che esista né che non esista, perché ella assomiglia al sogno, assomiglia al riflesso del sole sulla sabbia che il pellegrino da lontano scambia per acqua. Viceversa, Nietzsche fu, secondo il suo costume, assai più netto, e disse: «Che cos'è ora per me parvenza? In verità non l'ho un posto di una sostanza, che cos'altro posso assedire di una sostanza qualsiasi, se non appunto i soli predicati della sua parvenza. In verità non una maschera inanimata, che si potrebbe applicare a una X sconosciuta e pur anche togliere. Parvenza è per me ciò che opera e vive, che si spinge tanto lontano nella sua autoderisione, da farmi sentire che qui tutto è parvenza, è fuoco fauto e danza degli spiriti». E infine arrivò Heidegger, affrontando il tema secondo il suo modo piuttosto complesso, ma che comunque entra abbastanza nel vivo della questione. L'ente, scrive Heidegger, l'ente può dunque manifestarsi da se stesso in maniera diversa,
a secondo del rispettivo modo di accedere ad esso. Si dà anche la responsabilità che l'ente si manifesto come ciò in se stesso non è. In questa forma di manifestazione l'ente parlò pare così come. A questa forma di manifestazione danno il nome di parvenza. Apparenza come apparenza di qualcosa non significa dunque manifestazione di sé, ma annunciarsi di qualcosa che non si manifesta mediante qualcosa che si manifesta. Il discorso complicato non appartiene a me, ma a Heidegger. L'apparire è un non manifestarsi. Ciò che non si manifesta nel modo in cui non si manifesta l'apparenza non è mai neppure sembrare, cioè essere parvenza. Apparire, e qui l'elemento essenziale della riflessione, apparire è annunciarsi mediante qualcosa che si manifesta. E qui abbiamo concluso in qualche modo, eppure per notevole brevità, la seconda parte della nostra questione. Abbiamo cominciato affrontando il tema dal punto di vista filosofico generale, abbiamo esaminato l'attività, la verità, la forza progettuale del packaging all'interno proprio di esperienze vive e concrete, ed ora affrontiamo, mettiamo da parte questi due elementi, il packaging e l'apparenza. E per fare questo io propongo due definizioni. Allora, da un lato, il packaging come forma o come immagine della forma della funzione. Non è la forma della funzione che opera del design, è la forma della forma di una funzione. Per contro, è anche l'apparenza come nascondimento o, invece, manifestazione della realtà. Non è difficile intravedere in queste due definizioni gli spettri di Antistene e di Platone, e qui viene narrato come semplice figura retorica. Però, se vogliamo andare avanti su questa discussione di immagini, un'immagine appare irresistibilmente a questo proposito, ed è quella di Kant di fronte all'ornitorinco, come ci fu descritta da Umberto Eco, il quale vide in questo innocente animaletto, con Stephen Gould che per primo affrontò questa definizione, come un capolavoro del design. Ma al di là di questo, subito ci si presenta una domanda, e qui arriviamo alla parte centrale e conclusiva del tema. Subito ci si presenta una domanda che sembra superare il dissidio tra i tuoi avversari riducibili. Quali sono le possibili relazioni tra loro di queste due definizioni? E qui bisogna mettere ancora una volta di fronte Platone e Antistene per vedere poi dei due chi abbia veramente ragione e chi dei due abbia veramente torto. Ora, la prima relazione è quella che riguarda l'oggetto e il suo puro darsi alla forma e alla funzione sua propria, compresa la dimensione dell'apparenza. La seconda, invece, riguarda la sua riflessione astratta, la sua proiezione in una categoria teorica, nella quale essa troverà rifugio dalle inconsistenze del mondo e della storia. Ora, la figura grafica che esso immediatamente denuncia, queste due posizioni apparentemente lontane, ma comunque in confronto continuo, in dissidio continuo, questa figura grafica appare quella dell'incrocio, della sovrapposizione, delle tangenze, tutte figurazioni che rimandano irresistibilmente alle riflessioni ormai datate, ma pur sempre attuali, del concetto di antropologia filosofica. Questo termine fu preconizzato variamente dagli studi di Geske e di John Dewey e sviluppato da Remo Cantone, il quale propose l'apertura della riflessione filosofica su un mondo stratificato e molteplice che tenga conto della problematicità e della pluridimensionalità dell'opera. Ed è un avvertimento sulla quale la filosofia di oggi ancora non ha sufficientemente meditato.
Ora, tale relazione interessa l'oggetto, non il modo di apparire della forma rispetto al soggetto. La forma di cui rinvia il concetto di packaging è, lo ripetiamo, la forma di una forma. La parvenza che essa offre alla nostra esperienza è solo l'apparizione di un'idea, di un vaporoso concetto, o se si preferisce di un'illusione. In essa si compone magicamente un gioco degli specchi, la cui realtà è però solo il riflesso di un'esistenza lontana e inafferrabile. Attraverso di essa, e questo è abbastanza importante perché riporta ovviamente tutta la discussione e la considerazione intorno alla vita quotidiana nella sua vera essenza, attraverso di essa agiscono le forze del mercato, gli investimenti finanziari, la composizione del gusto e delle tendenze, i criteri di vita quotidiana e insieme i caratteri e gli orientamenti della pura percezione estetica delle cose. Vi si esprime il semplice desiderio della cosa, della sua progettazione e della sua produzione, il momento dell'offerta sul mercato, la molteplice varietà di consumi e perfino i criteri oggettivi della sua bellezza. L'evoluzione della forma delle cose è oggi tale da comporre un mondo nel quale siamo noi sempre più immersi e inconsapevoli. Qui avrei fatto una parentesi, ma per indicare molto brevemente dove ci porterà un concetto del genere. Ci porterà in quel terreno infido e accidentato che è quello di oggi della realtà virtuale. Cioè il corpo virtuale nel quale siamo più o meno immersi sempre più quotidianamente non è semplicemente riducibile a una rappresentazione, ma in pari tempo non esiste come corpo se non nella interattività. Molti lo definiscono un oggetto evento, nel senso che si riproduce e si protrae continuamente nel tempo. Tutte queste considerazioni pongono nuovi problemi a quanto abbiamo detto finora, che però non possiamo assolutamente affrontare, un po' per mancanza di tempo e un po' perché il fenomeno della realtà virtuale è talmente accelerato nel suo sviluppo che difficilmente si riesce ancora scoprire alcune forme stabili ed elementari della sua azione. Perciò torniamo al nostro ragionamento e continuando con il discorso della forma, delle forme, eccetera, prendiamo ad esempio uno spazio per vendita di una profumeria. In essa, oggi, non dominano più le caratteristiche delle ricette, la loro composizione, la loro essenza, come accadeva ai tempi descritti nel romanzo Il profumo di Packing Suskin. Ciò che prevale nei criteri di esposizione non sono i nudi prodotti che invitano ad assolvere una funzione, ma la forma dei loro contenuti, la promessa della loro supremazia, l'invitante accoglienza di un mondo artefatto e favoloso, dove gli oggetti non sono offerti direttamente sul mercato, ma solo attraverso la magia del loro involucro. Ciò, attenzione, pone ancora una volta un problema di stretta tangenza con il mondo dell'arte. Per esempio, ricordiamo che Man Ray fu il primo a impacchettare e chiudere con spaghi una macchina per cucire, ispirandosi a una poesia di Lothar Mundt. E in effetti basterà anche pensare, soprattutto, alle numerose opere di Christo, con i suoi impacchettamenti di palazzi, monumenti, paesaggi, trasformati in packaging per nascondere e al tempo stesso rilevare la loro realtà storica e artistica. Pensiamo al Reichstag di Berlino, al Duomo di Milano. Il packaging quindi non ha mai rinunciato alla sua vocazione artistica, che si rappresenta sia nelle mostre che nei negozi. Oltretutto, questa forma rivela una realtà indiscutibile, che è il concetto di funzione, che lo richiama perentoriamente. Benché l'immagine della funzione sia strettamente legata alla forma che esso assume, l'oggetto, in particolare l'oggetto d'uso, deve infine assolvere il compito per il quale il suo corpo tecnico è stato creato. Si può lavorare d'arte
nei confronti di un oggetto di design, un oggetto di uso comune, ma quell'oggetto deve comunque assolvere alla sua funzione precisa. Un tavola vertebra di Vico Vagistretti orna lo spazio in cui è stato collocato, ma resta comunque una struttura che deve assicurare precise prestazioni. A questo proposito vale la pena di ricordare che perché si escludono le immobili, per esempio, dal concetto di pagani per le loro dimensioni, ma anche per il fatto che ogni immobile si dividono da sempre, dalla notte dei tempi, in due categorie: mobili per contenere e mobili per sostenere. Il design deve comunque accertare che questi mobili siano capaci di contenere o di sostenere, e poi dar libero sfogo a tutta la sua fantasia. Dico, nei mobili del Liberty fino ai mobili più moderni e raffinati, il discorso rimane sempre lo stesso. Ora, il terreno sul quale il packaging ci ha portato sembrerebbe dunque lontano dalla filosofia. Esso richiede, in effetti, nuove parole, nuovi concetti, nuove formule. Ciononostante, in esso si concentra il nucleo essenziale del pensiero filosofico, la sua capacità di interrogarsi e di interrogare. Esso, come abbiamo annunciato dall'inizio, parte dalla filosofia e arriva alla filosofia, ma passando attraverso la realtà materiale e visuale dell'oggetto. È appunto su questo elemento di congiunzione che appare la possibile relazione tra i due momenti configurati dal concetto di packaging e, più in generale, bisogna dire, su quello di design. L'intimo legame che unisce la forma della forma di una funzione al suo duplice rapporto tra il nascondimento e la rivelazione della realtà, qualunque essa sia, sta proprio nel suo darsi alla riflessione, non con la fissità di un concetto, ma con la problematicità e la pura pluridimensionalità che Remo Cantoni vide a suo tempo nel movimento incessante e inafferrabile delle cose del mondo. Tra quello tra il soggetto e l'oggetto è in un gioco, una rappresentazione nella quale sia l'uno che l'altro si scambiano continuamente i ruoli del protagonista, dell'antagonista e dell'agonista. Concluderò con un altro aneddoto che la storia della filosofia ti ha tramandato e che conserva anche esso il suo carattere di exemplum, da cui scaturisce l'energia della ragione. In quelle poche righe, lamandate da Aristotele, ben conosciuta a tutti voi, si condensa l'infinita varietà di ogni nostro ragionamento sul packaging e sull'oggetto, facendo della sintesi una sorta di improvvisa apertura sul mondo. Un giorno un gruppo di visitatori si recò a trovare l'ormai famoso Eraclito, anche lì legato, sia pure a suo modo, alla scuola dei cinici. Lo videro poco distante, freddoloso, sotto la pioggia, avvolto in un modesto mantelluzzo e intento a riscaldarsi alla fiamma di un focolare. I visitatori restarono interdetti e imbarazzati e si fermarono a rispettosa distanza, aspettando che il maestro rivolgesse loro la parola. Eraclito li vide e li salutò. E poi, indicando con un ampio gesto il modesto ambiente tutto intorno, li invitò ad avvicinarsi dicendo: «Anche qui sono gli dèi». Questo «anche qui» tanto un confine che è netto, ma che deve essere continuamente superato. La realtà del mondo non può essere afferrata solo da una parte o dall'altra, dal soggetto o dall'oggetto, ciascuno dotato dalla sua precisa personalità. Essa va colta nel movimento che perennemente trapassa dall'uno all'altro. La filosofia sta tutto in quel movimento nel quale il soggetto e l'oggetto si frammischiano e si incrociano senza fermarsi mai, e che Antistene e Platone videro nitidamente, ma ciascuno a suo modo. Così, giunti alla fine del nostro percorso, la figura del packaging, che dall'inizio ci appare incongruente e secondaria, si presenta ora sotto una nuova luce. Esso mantiene le modeste caratteristiche di una forma e di una personalità funzionale,
funzionale a un fine preciso, economico e sociale, ma si illumina per un attimo di verità molto più profonde, che occorre decifrare pazientemente. In essa, nella sua analisi, ritroviamo quelle caratteristiche che Adorno intuì nell'opera di Walter Benjamin. Egli, scrive Adorno, egli voleva afferrare l'essenza delle cose, là dove essa non si lascia né distillare con un'operazione automatica, né precariamente contemplare. Voleva decifrarla automaticamente dalla configurazione di elementi discorsi da significato. Il rebus, scrive Adorno, il rebus diviene il modello della sua filosofia. La filosofia come rebus e il rebus come chiave dell'intelligenza filosofica. Così come fece Eraclito, possiamo dunque rivolgerci anche al packaging per affermare anche qui sono gli dei. Grazie.